Sono ancora nel letto, devo svegliarmi. Vai a cercare i sintomi su Google. What the fuck? Oh, cos'è questo? Come è possibile? Che cazzo applaudi? 100 milioni di ricerche. Vi ho detto che era difficile o no? Che dire, sono le 7 e 18 del mattino di sabato 27 agosto e c'è un trapano fuori dalla finestra. Sì, avete capito bene, c'è un trapano che batte tipo Batman. Bene ragazzi, questo è mi bentornati in questo nuovissimo video di The Higher and Lower Game. L'ultima volta che abbiamo fatto questo gioco era il 30 giugno di quest'anno e il video ha raggiunto tipo 650.000 visualizzazioni e 48.000 mi piace. Nel frattempo sono state aggiunte centinaia di migliaia di voci e ci sono tantissime cose da scoprire. Ad esempio io ho scoperto che da grande voglio bere del sangue e fumarmi i gessetti della lavagna. Questo gioco funziona così, lui ci propone due opzioni disponibili, in questo caso i Four Tops, che penso siano una band americana, di jazz probabilmente, o il Plasterer, che non ho idea di cosa sia, ma è uno che pulisce i tetti, e devo capire quale delle due è stata ricercata maggiormente su Google nell'ultimo periodo. Ora, con tutto il rispetto per i Four Tops, però magari il piastrellista ha più ricerche. Oddio! Sono ancora nel letto, devo svegliarmi. Piastrellista oppure prestiti? Beh, sicuramente prestiti, perché le persone cercano queste cose per i soldi, per comprare una casa. E però così mi metti in difficoltà. Un prestito o Miley Cyrus? Ultimamente Miley Cyrus non è più sulla bocca di tutti, però c'è da considerare il fatto che comunque è strafamosa, probabilmente ha tipo un paio di milioni di ricerche, eccoci, anche un po' di più. E con tutto il rispetto che ho per la Namibia, probabilmente nessuno l'ha cercata quanto Miley Cyrus, almeno nell'ultimo mese di ricerca. Qua ci sorge già un bel dubbio: Michael Jackson o la Namibia? Billie Jean, Love My Heart. Esatto, 4 milioni. Che sicuramente batteranno lo Zimbabwe. Ci scommetto quello che volete. Infatti, c'ha solamente 300.000 ricerche. Perché un sacco di personaggi famosi hanno un botto di ricerche. Big Brother, Grande Fratello. Questo è difficile, perché in tutto il mondo dobbiamo considerare. Proviamoci, proviamo higher. E infatti 2 milioni, ma sinceramente non pensavo così tanto. E non può essere meno di Eminem. Cioè non c'è verso, oddio, meno male. Prima partita che faccio oggi siamo già ad 8, voglio arrivare almeno a 20, almeno. Io sceglierei a colpo sicuro Eminem, però c'è lui che mi guarda in un modo veramente terribile e quindi scelgo comunque Eminem. Ma sì dai, cioè mi dispiace, quanta ricerca avete? 1 milione, ecco, pensavo di meno, però vabbè. Qui probabilmente iniziamo già ad avere i primi problemi. Lezioni di guida o New England Patriots? Forse questa squadra che evidentemente ha fatto qualcosa in questi ultimi giorni, perché le lezioni di guida sono 100.000. Io pensavo, boh, almeno mezzo milione. E probabilmente il mezzo milione ce l'ha la dieta, perché siamo in estate, le persone vogliono essere in forma. Assolutamente sì, più di 100.000 per forza. Cosa applaudi? Cosa c'è da applaudire con quella faccia? Con 10 adesso sei al massimo nella top 10% del mondo. Ovviamente non mi darò per vinto. George Foreman, e chi è questo? Un ex pugile statunitense. Secondo me non ti si incula veramente nessuno. 240.000 non è poco. Potala Palace. Il palazzo del Potala si trova a Lhasa, la capitale del Tibet. Ma secondo me non è che l'ha cercato così tante persone, infatti. Potala Palace o la psoriasi, che se non sbaglio è una malattia della cute, forse questa si cerca, che le malattie hanno sempre un botto di ricerche, qualsiasi cosa, perché quando c'hai qualcosa cosa fai? Vai a cercare i sintomi su Google. Mentre la birra non lo so quanto può essere ricercata, cioè alla fine dei conti la birra la cerchi al supermercato, non su internet, infatti. Prodotto piazzamento Samsung Galaxy, che ne ha sicuramente molte di più della Budweiser. What the fuck? È la stessa immaginetta di prima, ma è diverso il lavoro. Oh mio Dio. Pest controller. Ah, quello che controlla il pesto prima che lo mettono nelle bustine. No, sicuramente è meno, ma ci scoprite quello che volete. È fatto. Come perdere peso? Inizia la tua dieta oggi. Direi come perdere peso probabilmente, no? Mezzo milione di ricerche. Halloween, guarda, non mi sembra il caso, Perché? Perché? È agosto, perché la gente dovrebbe cercare Halloween? Non ha senso. La gif animata più bella del mondo. Sai! Mi
chiedo come ho fatto a perdere. Comunque, Lennox Lewis, che non so chi sia, o Angry Birds. Guardate, io non sarò un esperto, ma a mani basse, secondo me Angry Birds ha 3 milioni di ricerche. Mamma mia, 4. E a proposito di uccelli arrabbiati, cosa avrà più ricerche? I diritti degli animali o gli uccelli arrabbiati? Guarda, ci scommetto Angry Birds, perché i giochi fanno sempre, eccoci, l'esploit. Gli asciugatori o gli animali? Non lo so. È difficile, però ragazzi, questo gioco sembra semplice. House of Cards, almeno 2 milioni ce l'avrà. E che cavolo. Io non lo seguo, però dei miei amici lo seguono e dicono è fighissimo. Temo che comunque le serie TV abbiano un seguito maggiore nel web. Che lo Zimbabwe è lower. New Year's Eve. No, non è possibile. Cioè, non possono cercare già il coso dell'anno nuovo, eh. Non ha senso. E che cavolo. Verizon. Non ho idea di cosa sia, ma probabilmente ha più ricerche. Oh mio Dio, 6 milioni. Cos'è Verizon? Cavolo, è tipo, che ne so, quello che ti fornisce la connessione a casa in America. E probabilmente è più ricercato di Zinedine Zidane, che in questo periodo non è che abbia fatto chissà cosa. Rifugiati o Zinedine Zidane? Probabilmente Zinedine Zidane in ogni caso. Esatto. Mi fido dei rifugiati, vi dico lower per forza. È infatti 9.900. Attenzione, Mike Tyson è, probabilmente ne avrà un po' di più lui. 1.200.000. Oh, Burberry. Burberry. Mi fido di Burberry. Oh yes, 1.500.000. Stone Mason, no. Ci siamo proprio. 8.100, ecco, infatti. Tom Hanks, va bene che è da un po' che non corre più a diritto, però dai, non scherziamo, eh. Ne avrà un milioncino. Esatto, se il milioncino di ricerche glielo dai, questo farà sicuramente più pena e pari. Io pensavo ne avesse 200.000. E ora ci scommetto che perdiamo. Oh, Wikileaks o Geocaching? Un paio di anni fa Wikileaks sarebbe stato molto più ricercato, però... Ma vai a pesca di sapere qual è più cercato adesso. Non lo so. Che cavolo. Ancora lì stai ad applaudire. Voglio fare almeno 20, se no non conta nulla tutto questo che abbiamo fatto. Vi ho detto che era difficile o no? iTunes oppure Shooting? No, vabbè, iTunes, che come fai a prendere 11 milioni? Stiamo scherzando. Jupiter. Jupiter. Chi è che va a cercare Jupiter? Io lo farei perché sono interessato, ma... Oddio, sì, grandi. Meno male, FA Cup, non so cosa sia. E sono un pirla, devo cercare. Questa è la giusta rappresentazione di questo game. Io che parto sul traguardo e mi schianto per terra. La gravidanza delle teenager oppure The Deer Hunter? Che sinceramente non conosco, quindi non ho idea di cosa sia. Penso un film, eh. Però qui mettiamo le lezioni di guida. 10.000, me lo ricordavo se fossero così poche. How to Train Your Dragon è un film, dai. Meno 300.000. Cos'è questo? Pene o How to Train Your Dragon? Ma avrei fatto volentieri a meno questa decisione, però diciamo pene. Visto che ci hanno messo anche quello del David, che è di Firenze, tra l'altro. Black Eyed Peas o... o penis? Non lo so. Non lo so. Nessuno si incura più di Black Eyed Peas, ma poverini. Mentre sicuramente Paris Saint Germain, calciomercato, avrà un botto di ricerche, esatto. 4 milioni. No, non mi puoi fare questo. Allora, Inside Out è andato una bomba. Però il Paris Saint Germain, secondo me, ha più ricerche per via del calciomercato, come vi ho detto prima. Sì, sì, fidatevi, avrà 3 milioni massimo. E sì, così. E andiamo. Ne ha di meno 12 anni schiavo, per forza. How to be happy. Veramente le persone cercano su internet come essere felici. Io sono disposto anche a mettere hater, ma è triste come cosa. Infatti, dovevo fidarmi di me stesso. Lui chi è? Io l'ho già visto, quello di una serie tipo TV. Born Ultimatum. No, meno, stiamo scherzando. Chi se non cura. Gillette. Beh, la salute passa anche dalla pelle, d'altronde. 200.000 ce li ha. T-Mobile, penso che ne abbia di più. Oh mio Dio, 11 milioni. Haiti Earthquake. Il terremoto ad Haiti, boh. Sinceramente non saprei. Quando è successo? Nel 2006? Ah no, nel 2010. Beh, comunque meno sicuramente dell'altro. Ne approfitto, ragazzi, per ricordarvi che potete donare da casa senza fare il minimo sforzo con il cellulare, inviando un messaggio al 45 500, 2 euro che andranno direttamente ai fondi appunto per la ricostruzione, per tutto ciò che è accaduto in questi giorni. Proseguiamo. Allora, abusi domestici o il terremoto? Gli abusi sono brutti perché comunque le persone cercano aiuto, ma non lo trovano evidentemente, perché porca puttana. È giusto così? È giusto che ti schianti nella pozza, Step? Te lo meriti. Twerking o pallavolo? Secondo me twerking, dai, stiamo scherzando. 600.000. Taoismo, penso sia una religione, però comunque avrà meno del volleyball. Le sei nazioni, guarda, non vi conosco, però voglio darvi fiducia. Ecco, 160.000, perché a volte bisogna proprio rispondere a pelle. Cioè, ora, bam, Jay-Z, un milioncino, eccolo lì, daglielo. Scarlett Johansson, ma assolutamente sì, almeno 3 milioni, e ce n'ha 4.
altri andiamo. Bangkok ce n'avrà assolutamente meno di quell'altro. E 500.000, 800.000. Andiamo a tutto fuoco. Coffee Beans ce n'è meno per forza di Bangkok. Infatti ho 165.000. Andiamo avanti ancora. Valentine's Day. Ora siamo lontani dal Valentine's Day. Cioè, non penso la gente si anticipi 6 mesi. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Che cazzo applaudi? Ad agosto le persone pensano al regalo da fare a San Valentino dell'anno dopo. I pulitori di finestre. Chi è che cerca pulitori di finestre? 40.000 persone. Grazie a Dio che era pari. È un parco nazionale in California. Beh, magari le persone cercano per andare a farci un giro. Meno male, grazie. Biancamento dei denti, assolutamente qualcuno lo cerca. Cioè, tutti vogliono i denti bianchi, chiari? No. Sì, Alex Ferguson, si parla di calciomercato, quindi per forza ci avrà... Schifo. Il tempo lo cercano tutti. 100 milioni di ricerche. Ora io sono nel panico. Cioè, mi danno la Pasqua contro il duo. Io dico la Pasqua. Cioè, la gente la cerca. Fidatevi, non ho detto che la gente la cerca. Fidatevi, non resta sempre così. Questo ne avrà meno perché sarà vecchio. E infatti 888 confermato. Floyd Mayweather. Ma vai, dai, almeno 3 milioni di ricerche. Una sola. Vabbè, pazienza. E noi siamo a 10. Metà del nostro percorso. Costruttori o Beethoven? Beethoven, 800.000, milione, quello che ti pare. Clint Eastwood, no, ne ha sicuramente meno di uguale. Questo ne avrà poco sicuro. 160.000, siamo a 13. La Russia, la Russia la cercano tutti. Guarda là, 1.5 milioni di ricerca, tutto Fosher. Chi è sta qua? Mamma mia, ho rischiato tantissimo, non sapevo minimamente chi fosse. Dyson, ma metti lower. Cos'è l'aspirapolvere? Siamo pari. 16 a 16. Cos'è MOPS? La combinazione delle parole tette e uomo. Man più boobs. Lower, spero. Spero lower. Se perdo alle tette degli uomini mi uccido. Jennifer Aniston, grazie che mi salvi. 3 milioni e 3, siamo a 18. Taylor Swift, Jennifer. No, non mi fare questo. Non mi fare questo. Oh mio Dio, questa scelta è difficilissima. Da piccolo io ero innamorato di Jennifer Aniston, però Taylor Swift secondo me ha più ricerche. Che sì! 7 milioni e mezzo. One Direction o Taylor Swift? Sempre più difficile. Oh mio Dio. Questa è veramente complicatissima. Però penso che il fandom degli One Direction sia più potente di Taylor Swift. E invece no! E io perdo a 19! Guardate un po' chi c'è, il nostro amico PewDiePie. Vabbè, che gli dai 2 milioni di ricerche. E infatti sarà sicuramente più di un taxi, spero. Oddio, di poco, di poco. H&M o taxi? Secondo me vince taxi, perché le persone per chiamare il... Basta, ci rinuncio. Cari amici, io spero che questo episodio di Higher and Lower Game vi sia piaciuto. Scrivetemi voi la sfida da raggiungere per il prossimo episodio. Nel senso, io metterò un obiettivo e se non ci riuscirò a farlo dovrò pagare una dannatissima penitenza. Spero che in ogni caso vi abbia strappato sorriso, vi sia piaciuto, che sia stato spolliciato. Commentate, condividete, se capisci che canale. Ci approcciamo al prossimo video, qua. Sapete come chiama mia nonna H&M? Ma che sei andato da H&M?